8 marzo, oggi tutto il mondo fa gli auguri alle donne. Anche noi vogliamo consegnare la nostra ideale, mimosa, innanzitutto alla donna più bella, alla più santa, alla più fortunata perché ha avuto il privilegio di diventare la madre di Dio, la madre di Gesù, vero Dio e vero uomo. E a colei che non solo è diventata madre di Dio, ma accogliendo il lascito d'amore del figlio, dal trono, dalla cattedra, dal talamo della croce, è diventata anche madre nostra, madre degli uomini. E consegniamo idealmente la mimosa anche a tutte le donne che conosciamo, augurandoci che in qualche modo, in qualche tratto del loro carattere, della loro vita, possono rassomigliare a Maria, la donna per eccellenza, anzi la Madonna. La chiamiamo Madonna appunto perché è la donna di ognuno, la nostra donna, la mia donna, la donna di ciascuno. E sicuramente il santo che festeggiamo oggi, 8 di marzo, amava Maria. San Giovanni di Dio amava Maria come la donna più importante della sua vita, perché lui, ecco, anche nell'eccentricità della sua vita, ad appena 7 anni fugge da casa. Lui era nato nei pressi di Lisbona nel 1495, fugge in Castiglia dopo una giovinezza fatta di espedienti e anche di dissipazioni, si arruola volontario nell'esercito di Carlo V e partecipa alla battaglia di Pavia, quella battaglia che vide la sconfitta dei francesi, addirittura il re di Francia Francesco I fu fatto prigioniero e quindi l'Italia, gli stati italiani passarono definitivamente sotto l'egemonia spagnola. Tornato in Spagna continua a vivere di espedienti, questo Juan Ciudad, come lo chiamava la gente, perché conosceva solo il nome Giovanni, Juan, non conosceva bene, non conosceva nessun cognome, per cui gli avevano messo città come cognome, Ciudad. A un certo punto lui fa anche il rilegatore di libri, comincia a vivere ancora di espedienti, vende cianfrusaglie a Gibilterra, poi viene rinchiuso persino in manicomio. Ecco, rinchiuso in manicomio, lui ha modo di vedere la sofferenza a cui i malati psichici di quei tempi venivano abbandonati. Non c'era una cura meticolosa, una vera cura di queste persone malate di mente. Lui, più che malato di mente, era un eccentrico. E a un certo punto arriva la svolta di conversione nella sua vita. Viene convertito ascoltando delle prediche del grande San Giovanni d'Avila, questo sacerdote diocesano della stessa città, compaesano di Santa Teresa d'Avila, alle cui parole si era convertito persino il ministro di Carlo V, Francesco Borgia, nipote diretto di Papa Alessandro Borgia, Alessandro VI, e quindi alle parole di San Giovanni d'Avila anche San Giovanni Ciudad divenne San Giovanni di Dio. Cominciò a vivere di penitenza, di preghiera, a predicare in mezzo alle strade, e la cantilena della sua predica in mezzo alle strade era proprio questa: fate bene fratelli a voi stessi facendo bene agli altri, fate bene a voi stessi facendo bene a Dio. E allora si cominciò a creare attorno a lui un gruppetto di amici che poi divennero l'ordine dei fate bene fratelli, chiamati così volgarmente, che si occupano essenzialmente della cura degli ammalati e in modo particolare degli ammalati psichici. Tra i santi più conosciuti dell'ultimo periodo appartenente all'ordine dei fate bene fratelli vi è San Riccardo Pampuri.
San Riccardo Pampuri, che il cui corpo è conservato a Trivolzio in Lombardia e che è fatto oggetto di grande culto, e il suo culto, la preghiera verso di lui, è accompagnata da grandi miracoli, che è morto nel 1930. La vita di San Giovanni di Dio, San Juan de Dios, San Juan Ciudad, è una prova evidente per noi di come lo Spirito Santo può utilizzare tutte le vite, anche le più eccentriche e strane, per farne dei capolavori. E la santità della Chiesa poi si concretizza in una rinascita cristiana, anche quando sembra che le vite dei santi, prima di avvicinarsi completamente, di darsi completamente a Dio, sono del tutto irrecuperabili, come poteva sembrare la vita di San Juan de Dios, di San Giovanni di Dio. San Giovanni di Dio, santo strano, santo che si festeggia quando tutto il mondo festeggia le donne, prega per noi.